Eccoci! Ciao ragazzi, vedo che state cominciando a entrare, do un'occhiata occhiali. Allora, oggi piccola chiacchierata in cui vi racconterò un po' come sono stati i primi tempi da specializzando e poi se c'è qualche specializzando in ascolto che vuole commentare e darci la sua opinione, insomma, potete partecipare con un messaggio o dal vivo. Allora, partiamo dal presupposto che... Come già qualcuno di voi saprà, nel 2014 è stato il primo concorso nazionale e non è andato benissimo, diciamo. Su questo ho anche qualche materiale storico che posso farvi vedere. Perché non è andato benissimo? Perché eh, insomma, il Ministero non era preparato per qualcosa di, di così grande e si è voluto farlo enormemente complicato perché era un percorso di quattro giorni non uno solo come si fa adesso in cui il primo giorno si faceva una settantina di domande eh, diciamo un po' generiche e poi i tre giorni successivi si facevano domande di ambito specialistico una giornata di test medici quindi tutte le specializzazioni mediche il secondo chirurgico e il terzo dei servizi clinici e in questi c'erano all'interno di queste giornate delle domande generiche e altre domande Ancora più specialistiche, quindi del, a seconda di quello che si sceglieva, c'erano delle domande specifiche, per esempio di chirurgia toracica, che era una cosa folle. E qualcosa non è andato, infatti. Perché non è andato? Adesso vi faccio vedere quello che è successo. Ci sono state del, degli, delle inversioni di alcuni giorni di quesiti. Infatti, è successo questo ci hanno addirittura intervistati all'epoca. Adesso facciamo partire il servizio. Perché siamo intervistati? Perché? Ecco. Questo è Marco che adesso è un oncologo. la fine delle 24 giorni. Eh. Questo è il resto del neurologo. E così si chiama Io e Giulia, la casa di Marco. 2014. Eh. Eh sì piccolo errore qui a vista dramma. Modalità, diciamo un po' mafiose. Poi si è dimesso. Mm. Mm. Infatti, ecco i genitori dell'epoca. Medicina hanno dato test ingresso alle scuole di specializzazione. All'epoca eravamo solo 11.000, era eh, sempre novembre, perché c'è stato uno scambio di domande tra due di questi giorni. Università, errore nel test di specializzazione di medicina, prova da rifare, perché? Perché si sono accorti di questo errore e la loro prima soluzione è stata: No, beh, facciamo finta di niente, rifacciamo tutti questi quattro giorni di prove. E, e, da lì insomma ci siamo un attimo incazzati e quindi siamo anche scesi in piazza sotto al ministero senti me sono presidente del Cinega. insomma rispetto ai casini che sono successi in questi ultimi anni è stata proprio la, la cosa più plateale e infatti alla fine questi sono i sit-in che abbiamo fatto ecco sotto al ministero dell'istruzione 3 novembre 2014, Piazza di Trastevere. Ecco, eravamo tutti là. Io stavo qualche parte lì a barboneggiare, pure Giulia, tutti quanti i colleghi di quell'anno, stavamo tutti là. Senti, sì, un servizio molto lungo. Tutti I megafoni tutti qua sta, Cioè immaginate che adesso fanno un casino del genere. E tutti quanti in piazza per, per cercare di, di, di non farli annullare in effetti poi le prove non sono state ripetute fortunatamente e poi abbiamo voluto continuare il processo insomma ehm, non buonissimi come presupposti per cominciare perché anche era qualcosa di, eh, di nuovo non si sente ah vabbè Peccato che non c'era l'audio, vabbè. Ehm, comunque, che cosa si diceva in questo audio? Che eh, eravamo tutti abbastanza incazzati del fatto che ci volevano far annullare le prove. Abbiamo fatto talmente casino, talmente sit-in sotto al ministero, manifestazioni di per strada, che alla fine ce l'hanno fatto, ce uh, non ce l'hanno annullato, hanno annullato solo un paio di prove e insomma, ci hanno fatti continuare. E quindi abbiamo iniziato, mi pare, un mese dopo... Quindi era fine anno, quindi sarà stato sempre il concorso. Che abbiamo fatto a, a ottobre, questi casini, a novembre, dicembre più o meno, abbiamo iniziato quindi poco prima di, di Natale. E quindi, i primi giorni, a parte che sono stati pochi, perché era. Cioè era eh, a cavallo delle, delle festività di Natale, però, noi non sapevamo bene cosa aspettarci, ovviamente, perché non c'erano recensioni, non, non c'erano neanche possibilità di parlare con altri specializzanti perché i specializzanti erano pochissimi. Gli strutturati non sapevano bene come comportarsi perché loro erano abituati ad avere un corteo di studenti da, da portarsi dietro e quindi, come funzionava gli altri anni: che ti sceglievi i tuoi studenti, si mettevano in c'era cioè, una lista d'attesa diversa per ogni università, e quindi, e quindi ognuno. Sapeva bene dove andava, a, dove andava a lavorare, sia da parte degli studenti che da parte dei professori. I professori sapevano che quel, tipo, quel tale studente aveva fatto 8 anni di vista d'attesa e poi era entrato. Lo studente aveva fatto quello che, che era il tirocinio volontario, tipo io l'ho fatto alcuni mesi in chirurgia toracica, poi sono passato a chirurgia generale e senologia. Anche tutti i miei colleghi hanno fatto così. Di solito gli ultimi anni, praticamente l'ultimo anno, era quasi tutto di, o almeno metà, di tirocino volontario. In cui tu in realtà, cominciavi al quarto anno a girare in poche parti con le, con le medicine pratiche. Al quinto anno capivi un po', già, o oh, medicina, chirurgia servizi. L'ultimo anno te lo facevi da qualche parte a scrivere la tesi e quindi tenevi contatti con gli specializzandi, capivi quanto era la lista d'attesa in quella certa scuola. Capivi quali erano i professori dai quali si poteva imparare se si poteva fare ricerca, se si poteva muovere le mani. Insomma, quello che adesso facciamo con Telegram e con lo scambio di informazioni tra, tra studenti tra specializzanti, prima si faceva nell'ambito di quella scuola, quindi non è che c'erano contatti con altre scuole, cioè non era fattibile il fatto che tu prendevi e ti allontanavi dalla tua città o, da, o solo dalla tua università, era uno scandalo. Questo si è cominciato a fare solo quel primo anno. Perché se lo facevi gli anni, gli anni precedenti era come se avessi tradito i tuoi professori dell'epoca e quindi insomma la tua carriera era praticamente bruciata, soprattutto in ambienti molto chiusi dove ci sono pochi specialisti, tipo l'endocrinologia, attaccando a quello che mi diceva Giulia. E quindi eh, sia io che Giulia abbiamo fatto il grande passo perché. Eh, io perché non mi trovavo bene col mio primario di allora, perché era particolarmente baronale, e vabbè non vi sto qua a dire di tagli magari in separata sede, però insomma mh, no, sono uscito sbattendo la porta, e quindi se avessi fatto un, un anno prima avrei troncato la mia carriera eh, prima di cominciarla, invece sono passato da Tor Vergata eh, alla Sapienza, quindi non da una città in un'altra, semplicemente all'interno della stessa città, e invece Giulia ha fatto lo stesso, quindi da Tor Vergata la sapienza per quanto riguarda l'endocrinologia, ma solo perché a Tor Vergata non era abbastanza, ehm, abbastanza grossa, abbastanza prestigiosa. E quindi, primi giorni assolutamente nel buio: quindi io mh, in realtà sapevo più o meno come era fatto l'ospedale, non avendolo frequentato, sapevo che era enorme, e quindi a parte che mi sono perso più volte, anche all'epoca succedeva che si faceva la convocazione. A proposito, vedo che prima segnalazioni a Napoli ancora non abbiamo avuto convocazione, può succedere, insomma, eh, molti, molti colleghi entrano addirittura dopo un mese. Quindi ho avuto una convocazione, più o meno che era, sì, era a metà novembre più o meno. E ci siamo tutti quanti riuniti con il direttore di scuola di, di, di allora, che era anche, eh, anche il mio primario, e quindi ci ha fatto fare un giro di presentazioni perché non, era, non aveva frequentato lì. Io avevo fatto senologia, quindi già diciamo, guarda, Ardi Prof. Io ho fatto solo senologia. Eh, Vede lei un po' che può fa, eh, se, eh, se ho fatto vedere la tesi, insomma, queste cose burocratiche che si fanno. E quindi mi ha piazzato nel suo reparto, che era di chirurgia. All'epoca si chiamava Generale Ricostruttiva, quindi si faceva un fritto misto di roba, tra cui c'erano diciamo dei posti letto dedicati alla senologia. E quindi ho cominciato effettivamente lì. Altri sono stati sparati un po' in tutti gli altri reparti che all'epoca dal policlinico erano molti di più, adesso sono diventati tipo tre: sono, sono dimezzati. E quindi partivo da Tor Vergata, che era un ospedale, non dico all'avanguardia, però era eh, abbastanza nuovo. Buonasera, infestavano. E quindi sono passato da Tor Vergata, ospedale nuovo, abbastanza recente, al Policlinico Umberto I, ospedale costruito nell'Ottocento e fermo all'Ottocento per molte cose. Eh, Tant'è che molte cose che io reputavo normali ho dovuto fare un downgrade importante, per esempio, i primi giorni. Quel, quel reparto che eh, pensavo fosse solo una, una specie di museo invece era un reparto vero e proprio con corridoi strettissimi dentro i quali c'entrava fino, fino a una barella e camerate da sei posti letto, cosa che non c'ero mai abituato. Quindi, insomma, il primo impatto era un po' così, mi sembrava di essere tornato nell'800. E i primi giorni, diciamo, ovviamente, per un nuovo sono di affiancamento. Con gli specializzandi più anziani, solo che di specializzandi più anziani ce n'erano pochi. Cioè, tipo, Chirurgia Generale, che adesso è una delle, delle scuole con più posti. Attualmente c'erano un uh, totale di meno di 10 colleghi in tutti gli anni: eh. il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. E quindi, insomma, adesso sono 60, non sono 10. E quindi bisogna trovare specializzanti che ti dessero una mano per le cose quindi quelli del danno successivo al, al tuo perché già sanno che ti potranno uh, dare alcune mh, alcune task che facevano loro quindi possono possono alleviare alcune delle, delle loro incombenze era, ero io e un altro collega simone che era, in, che era uh, entrato con me in chirurgia generale e ricostruttiva ma non voleva fare tecnologia bensì eh, Chirurgia generale, insomma, addominale, e quindi i primi giorni ci hanno fatto un po' girare. E la prima cosa che mi ricordo era la vastità enorme di questo ospedale, perché chi eh, conosce un po' l'Umberto I di Roma sa che è un ospedale veramente enorme. Nel quale per andare dal punto A a punto B spesso ti metti 10 minuti di camminata, soprattutto se vai nei sotterranei che dovrebbero collegare meglio due ambienti, invece finisci per perderti e quindi ci metti il doppio. E poi, insomma, mh, ci siamo subito resi conto delle limitazioni di, di quell'ospedale, quindi mancanza di personale in primis. E quindi quello che succedeva è che i primi giorni è che a parte, insomma, eh, portare tu i pazienti tipo portantino da una parte all'altra, facevi anche tu le preospedalizzazioni, quindi eh, ci siamo un po'... Eh, abbiamo reimparato a fare i prelievi perché, insomma, io da, da, da studente ho fatto i corsi de, de, del SISM, come quei corsi che adesso organizziamo noi, l'altro vecchio organizzava il Sisma e una volta ero andato in un centro per lievi, insomma ne avevo fatto altro, e quindi io e questo collega avevamo i turni di ehm, di preospedalizzazione perché non c'era un reparto dedicato, poi è arrivato dopo negli anni, però insomma all'epoca era tutto quanto un po' così, sembra che stiamo parlando di 30 anni fa, in realtà era solo il 2014, fino al 2014 e quindi c'era un giorno della settimana in cui ci mettevamo là uh, a fare la cartella al paziente, ovviamente la cartella come si faceva un tempo, tutta cartacea e molto lunga, in cui se il professore vedeva che avevi scritto eh, fratelli e non germani, ti stracciava la cartella e la rifacevi, anche se ci avevi messo 20 minuti mezz'ora a fare quella cartella e quindi tutto l'esame obiettivo addominale, toracico, neurologico di tutto, anche se la paziente magari doveva, c'era cioè, la lunga incarnita ma doveva fare la cartella di tutto quanto e scrivere tutto della sua analisi, tutti i tipi di interventi le analisi che aveva portato in realtà, rispetto alla medicina, eravamo anche poco uh, ossessivo-compulsivi. Vedevo le lettere di dimissione che faceva Giulia all'endocrinologia erano veramente 3-4 pagine, perché doveva ricopiare tutte le analisi che aveva fatto la paziente e addirittura una concessione che l'avevamo fatto è di, era di mh, poter scrivere nei limiti della norma eccetto perché per esempio un emocromo normale che fai metti emoglobini, ematoclito, globuli bianchi tutto quanto di seguito sì una volta lo facevano però hanno detto guarda ci sono un po' ribellati gli specializzanti e allora hanno concesso di scrivere nei limiti della norma eccetto ematoclito con l'asterisco la, insomma non è che facevamo così però insomma ci mancava poco e quindi poi una volta fatto il turno di preospedalizzazione si, si ricoverava la paziente. Per ricoverare la paziente all'epoca bisognava ogni volta portare un, un fogliettino cartaceo ai bed manager in direzione sanitaria, farsi autorizzare il ricovero. Se non autorizzavano il ricovero, chiamavano il professore, il professore chiamava la direzione, sanitaria, la direzione sanitaria, cercava di vedere un po' dove smistare i pazienti del DEA, del pronto soccorso, perché il problema era quello che il DEA era pieno. I reparti erano pieni di pazienti dal punto soccorso e quindi i reparti avevano i reparti chirurgici di reazione erano pieni di pazienti dal punto soccorso e non potevano ricoverare neanche le pazienti oncologiche. E quindi ogni volta c'era una lotta per ricoverare questa paziente e poi, poi poterla operare. E quindi la maggior parte del tempo si faceva questo: si portavano pazienti, si portavano foglietti in mano da una parte all'altra perché la mail era troppo complicata e ci voleva il timbretto del professore, no? E gli scanner non ce l'avevano e durante la, sempre questi turni di, di per dovevamo anche fare le CG, le analisi e, e tutto il resto. Oltre alla cartella, portare il paziente giù a fare il ristorace. Che fortunatamente c'è una, una piccola distaccamento della radiologia vicino a noi. E questo era, diciamo, il turno del reparto. Poi, un paio di volte alla settimana, cominciamo a vedere lo spettro, diciamo, eh, il fantasma della della sala operatoria i primi tempi i primi giorni in realtà la sala operatoria è appunto un miraggio perché specializzando il primo anno ti pare che si affaccia in sala operatoria però eh, visto che c'erano molti strutturati comunque tra io e il mio collega Pariano in, anche i primi giorni un po' riuscivamo a sgattaiolare in sala operatoria se non altro per vedere da lontano che cosa si faceva perché cioè, ero, ero abituato anche da studente a -per gata a lavarmi sugli interventi invece Qui era un po' un miraggio e quindi mi dovevo adattare. E quindi poi, passando le settimane, mh, siamo riusciti poi a farci notare con gli strutturati e cominciare a fare anche da terzo operatore. Anche fare da terzo operatore era una conquista, stavo stavi là magari anche quattro ore aveva, con le valve a reggiare un che per molti di voi sarà una tortura, però specializzando del primo anno in chirurgia che magari aveva anche viste poche insomma era, era già una conquista perché poi cercava di rubare con gli occhi anche se in realtà in chirurgia rubare con gli occhi sarebbe a molto poco perché devi mettere le mani e imparare a fare le cose questo per quanto riguarda i primi giorni poi c'erano anche eh, gli ambulatori e medicazioni un'altra cosa che inizialmente era preclusa agli specializzanti delle, dei primi anni però era un qualcosa in cui cominciavi a imparare, perché gli ambulatori erano tanti, gli strutturati pochi, e magari qualche volta potevi cominciare a fare tu le medicazioni, che nei riparti chirurgici le prime cose che si fanno in ambulatorio sono appunto le medicazioni, e, e le prime visite si cominciano a fare dopo, magari affiancati allo strutturato, così inizialmente hai, diciamo, incarichi da, da segretario, quindi magari vai a fare le fotocopie, Insomma, cosa che si fa a qua, fa qualsiasi avvocato che comincia a praticare uno studio legale. In reparto, invece, a parte i turni di preospedalizzazione di qui sopra, c'era la, la grossa cosa del giro visite. Perché adesso vedendo i reparti, ultimamente vedo che la cosa del giro visite sta un po' perdendo importanza perché ora è molto più, più veloce, soprattutto in, in ospedali che sono un pochino più più moderni che hanno il tablet di reparto in cui già uh, fai la cartella, vedi tutto lì. E invece eh, durante il, il giro visite del primario che faceva tipo dottor Tersilli con tutto il, il seguito, il codazzo di strutturati specializzanti, c'era lo specializzando che quella settimana era di turno, diciamo, in uh, il reparto e quindi aveva sto mazzo di cartelle cartacee, ognuna delle quali con migliaia di, fo di foglietti sparsi di esami amatici, esami strumentali, cartella, consulenze. E quindi doveva dire quello che c'era di novità eh, rispetto al giorno prima, presentare un po' il paziente se l'aveva preso in carico lui dal pronto soccorso e certe volte se erano specializzando degli anni successivi poteva anche azzardare un minimo di terapia o di gestione. Era una cosa parecchio solenne perché tu stavi là, sei lo, tu lo specializzando di reparto era investito di questa, uh, di questa carica importante di inizio di gestione del, del paziente e quindi andavi là un po' sudaticcio davanti al primario e diceva ah, questo paziente che siamo riguardando ieri notte per algia addominali, sempre così, abbiamo fatto ego, tacca addome, questi sono i risultati, e quindi insomma si prendevano le decisioni. Poi gli strutturali sparivano tutti, e magari qualcuno ricompariva il pomeriggio quando montava la, la guardia pomerigliana, ma tutti, la, tutti gli altri in realtà uh, erano tutti si tossa. e Vedo che in molte scuole, soprattutto chirurgiche, è tuttora così. Non so se qualcuno di voi ha già frequentato le reparti, mi può dare conferma, però insomma vedo che è molto comune questa pratica. E quindi che succedeva? Che tu ti prendevi il carico del paziente, sparivano tutti e tu in base alle cose che avevamo deciso, dovevi eh, cominciare il tuo lavoro di segretariato diciamo che di medico c'era veramente poco che vuol dire segretariato? vuol dire per esempio anche se banalmente il primario dice ok questa paziente deve cambiare terapia deve fare un emocromo e facciamone fare un'attacca di controllo e magari una consulenza neurochirurgica perché è cascata è sbattuta la, la testa per ognuna di, queste, di questi incarichi in un ospedale non propriamente digitalizzato è un calvario. perché, per esempio, gli esami nematici, tu normalmente li richiedi al computer, fai due duplic e via. Invece, là, se non c'è la cosa al computer, devi prendere il tuo foglietto, con la carta carbone, segnare le analisi che ti servono, andarlo a portare in laboratorio analisi, scritto bene, perché sennò ti confondono, e poi andare a ritirare il, il risultato. Perché, insomma... Gli os sono pochi, i portantini sono pochi e non è che possono fare tutto loro. Certo. Molti di loro stanno in mi di tutto il giorno, però beh, in cucinino a mangiarsi le fruttine. E, mh, invece, esami radiologici, stessa cosa, c'avevi cioè, il tuo bel fogliettino, lo compilavi, lo portavi in radiologia, che stava da tutt'altra parte rispetto al laboratorio di analisi. Dieci minuti per arrivarci, dovevi convincere certe volte, anche il radiologo, che era veramente una cosa urgente. E che doveva far, dovevano farlo assolutamente, se no ti rigettavano la richiesta e tu dovevi andare a chiedere dal tuo professore che alzasse il telefono e chiamasse il radiologo per cercare di farsi fare questa cosa. Quindi, rispetto alle analisi che facevano sempre, le cose radiologiche un po' meno. Un'altra cosa molto difficile da ottenere erano i sacchi di sangue per la trasfusione, perché non bastavano sotto di l'emoglobina. Ma insomma, visto che tanto il sangue è sempre poco in tutte le epoche, a che lì ogni volta praticamente sapevi che dovevi alzare il telefono, chiamare il primario che poi chiamava il, il, centro, il centro prelievi per farsi dare qualche sacca di sangue o di siero o di plasma. E poi le consulenze. Un'altra grande, un grande sfida per il, per il piccolo specializzando era andare da un professore fisicamente... Anche adesso si fanno una consulenze online è più, è più veloce, invece fisicamente a chiedere se poteva fare una consulenza a questo paziente. Quindi imparati a memoria oppure portati, no, portati la, la cartella. No, perché se la cartella usciva dal reparto, la caposala insomma ti eh, faceva cose poco piacevoli. Quindi imparavi la cartella oppure facevi qualche schemino, e tu andavi in giro così eh, per l'ospedale a cercare questi, questo specialista. Questo singolo specialista oppure nel reparto a vedere se c'era qualche strutturato di consulenza o che poteva venire da te o che non era troppo, troppo stanco o, o troppo impegnato, lo convincevi, se non lo convincevi chiami il primario, il primario chiama lo strutturato, lo strutturato chiama lo strutturato di, di quel reparto e poi ti ci viene a fare, a fare la consulenza. Quando fa la consulenza tu ovviamente devi essere presente perché se tu non sei il reparto e arriva il consulente, il consulente Pia se ne va, non è che, che guarda solo la paziente ma vuole lo specializzando che gli spiega il quadro clinico della paziente, e quindi insomma dovevi fare questo giochetto di essere uno e trino perché dovevi fare da os. Certe volte anche da infermiere e da, da medico. Quindi certe volte magari dovevi andare a chiedere la consulenza, però nel frattempo arrivava un altro consulente, oppure nel frattempo dovevi andare a prendere le analisi nuove del paziente per poterlo mh, rivalutare oppure poter vedere se era idoneo all'intervento chirurgico. E quindi insomma i primi tempi di reparto stai tutto il tempo a, a correre da una parte all'altra quindi le prime cose da fare è impararsi bene la topografia dell'ospedale se non si è frequentato e capire bene come funzionano soprattutto le relazioni interne tra i vari professori perché se sai che un, un primario o un professore sta simpatico con altro, magari quella consulenza te la chiede un po' più velocemente al contrario se sta antipatico magari agiri e, e vedi un po' se c'è se sta simpatico con qualcun altro se hai un primario che sta sulle palle a tutti Insomma, eh, c'è cioè una vita un po' difficile. In ambulatorio, come ho detto, la, la cosa era un po' migliore, però, mh, insomma, dovevi stare sempre fermo, però è un ritmo di lavoro un po' più intenso, perché nel pubblico, insomma, dovevi sbrigarti a fare le tue medicazioni, perché avevi una lista d'attesa di 20 persone da fare in mattinata, quindi dovevi un attimo sbrigare. Ovviamente le non c'erano infermieri per tutte, quindi stavi da solo nella tua medicheria, abbastanza mh, con eh, povera di di medicazioni, di tutto, anche dei cerotti, quindi finivano i cerotti, vai, vai a chiedere le chiavi del magazzino alla caposala, ti qua se a certe volte ti dai le chiavi del magazzino, vai il magazzino, frughi un po' in giro, trovi quel, quel po' che ti serve, lo pre prendi, lo metti nell'ambulatorio e, e continui a fare le medicazioni. Così ogni volta penso che succeda anche adesso sta cosa. E poi turno di sala operatoria, quando arriva il tuo turno? All'epoca in sala operatoria eh, c'erano in realtà mh, più specializzanti, perché eh, le sale operatorie erano poche bisognava farle funzionare bene, c'era poco sempre personale, infermieristico, cos, eccetera, e quindi serviva lo specializzando da terzo operatore, perché sp spesso il secondo operatore lo faceva un altro eh, primario, un altro pro professore eh, o comunque strutturato, anche se in ospedali universitari, di strutturati non ospedali e non universitari ce ne sono pochi. E poi un altro specializzando fuori, perché eh, doveva portare i pezzi operatori in estemporanea al patologo, quando c'era l'estemporanea, e quindi dovevi prendere questo pezzo operatorio, scrivere il, la base della richiesta, andare a correre dal patologo, farlo analizzare, riprendere il pezzo, tornare, nel frattempo chiami la sala operatoria per dire il risultato dell'estemporaneo dell al professore, la cosa più frequente era il sentinella, quindi vai, chiami la sala operatoria, dice al professor, professore, sentinella negativo, t'ha posto, riprendevi il tuo barattolo, spesso inalando di tutti i fumi del, della formalina, che non c'erano molto, molto attenti, c'erano i bidoni di formalina in cui riempivano i barattoli, e te lo rimettevi a posto. E spesso in alcuni interventi più grossi, per esempio le gastrectomie, facevi questo giro più volte per intervento, magari erano più linfonodi, più pezzi, più, più margini, eccetera. In particolari interventi eh, sulla mammella, dovevi anche andare a controllare le microcalcificazioni in radiologia. Questa era una tragedia perché dovevi andare prima in radiologia, quindi con richiesta per la radiologia andare dal radiologo, cercare il radiologo che ti facesse l'RX le, le sul pezzo operatorio, mettere la mammella nel, nel mammografo, vedere se le, se le microcalcificazioni si vedevano e stavano nel pezzo, o la clip che si mette a livello quando uno fa la biopsia, chiamare il professore, il professore c'è da allargare, o il professore va tutto bene. Poi portare il pezzo dal patologo, fare il controllo margine del patologo, anche qui due strade, tutto bene, verso se bisogna allargarsi poi torni in sala ti riporti il pezzo, prendi il l'infonotolo, lo riporti, fortunatamente solo dall'anatomia patologica, e anche qui tutto a posto, verso se bisogna fare l'infettomia. E quindi praticamente c'è cioè, lo specializzando terzo operatore e lo specializzando galoppino. Spesso c'erano ce anche più, perché magari se c'era qualche specializzando che aveva poco da fare, pochi, negli ultimi anni magari, si mettevano là e guardavano guardavano l'intervento, oppure certi erano addetti alle foto, ai video, insomma facevamo un po' di documentazione fotografica che serviva al professore da, per portarla ai congressi, che per noi erano ovviamente preclusi. E quindi, insomma, cosa imparavi nei eh, primi anni? Mh, poco e niente, diciamo, di medico, o quel poco che riuscivi a, mh, a rubare con gli occhi. Imparavi tanto sulla gestione clinica dei pazienti, da quel poco che riuscivi a, a imparare dai professori stessi o dai consulenti, e spesso impari a gestire un paziente con poche risorse, che può esserti utile se vai poi a lavorare in ospedali di, di provincia, perché quello che poi fai da strutturato in un ospedale senza specializzandi è quello che fai uno specializzando dei primi anni da solo. E quindi non è che ti devi poi disabituare a fare tutto quel lavoro da solo, è qualcosa che poi in futuro può esserti utile. Poi, in realtà, eh, dal punto di vista operatorio, negli ospedali universitari, sanno tutti che si, eh, si impara poco, a parte limitate eccezioni, perché sono molti specializzanti, molti strutturati, anziani che non fanno operare, oppure fanno operare, ma non fanno vedere quindi stanno tutte lì con le mani davanti. E quindi dov'è che si impara a operare? Si impara a operare negli ospedali periferici, dove c'è appunto lo strutturato che è abituato a fare tutto da sé e appena vede qualcuno che gli dà una mano, insomma, è come se fosse arrivato il messia e quindi ti fa... Eh, anche perché magari lui lavora da talmente tanti anni che si è stufato pure di operare le ernie e magari vede questo specializzandino e comincia a insegnargli perché spera che possa fare le ernie al posto suo e quindi lo specializzandino impara a fare le ernie da noi succedeva poco perché ti mandavano poco in rete formativa non c'era proprio la votazione, cioè al massimo c'era qualche c'era un tronco comune di tre mesi in chirurgia d'urgenza dove era ancora peggio perché era tutto quello che facevamo noi solo che molto più veloce e con molte più guardie e io in quei pochi mesi che sono stato avrò fatto cioè, mi sentivo male facevo tipo una guardia ogni due o tre giorni notturna senza smonto dopo, quindi era una cosa veramente assurda. E quindi, insomma, i primi anni si fa questo. Chi di voi ha cominciato adesso mh, deve un po' vedere eh, perché, in chirurgia, alcune cose sono, sono cambiate, ma moltissime cose sono rimaste indietro. E quindi la prima cosa da, da, da imparare, a parte la topografia dell'ospedale, i rapporti tra strutturati e fare gruppo tra uh, specializzanti. All'epoca non si poteva, perché noi eravamo i primi del concorso nazionale, quindi potevamo fare gruppo solo tra noi pari anno, o al massimo gli anni dopo. Per esempio, io ho cominciato a fare gruppo. Primo, le prime persone con cui ho cominciato veramente a fare gruppo erano Alessandro e Valerio, perché sono entrati l'anno dopo col concorso nazionale. Quindi questo vuol dire che. Non dovevano niente a nessuno, e quindi dovevano diciamo uh, fare gruppo con altri specializzanti per uh, far sì eh, di avere insomma, uh, condizioni un po' più eque. E quindi, questo voi avete di, eh, di, molto, di molto positivo. Avete che dovete fare gruppo tra di voi per, non solo per cercare di fare dei turni equi per tutti, ma anche per cercare di. Di imparare il più possibile dal, dal poco che avete nei, nei, negli ospedali universitari. E quindi insomma, questi primi anni servono a quello per imparare a cavarsela da soli e per cercare di imparare il più possibile con quello che vi viene dato. Spesso la didattica è il eh, non è il punto forte di, di molte scuole, però ehm, potete imparare molto sia facendo girare le informazioni tra specializzanti, anche di scuole diverse. Eh. Quindi questo è un, è un progetto che ho, eh, che ho in mente di fare una volta che avrò tempo, quindi spero breve, far circolare informazioni tra specializzanti e tra studenti, anche per imparare a fare un po' di ricerca scientifica, che io so fare anche male, ma giuro che so sa fare meglio di me, quindi cercheremo di fare una cosa eh, in tal senso, e anche per non farsi mettere i peli in testa da qualsiasi professore strutturato che passi, anche perché voi avete spalle parate da parecchie associazioni, tra cui ALS, che è quella che secondo me è un pochino più attiva. E quindi, insomma, dovete sì cercare di imparare il più possibile, ma neanche eh, stando a rovinare la vostra vita, stando 70 ore in, uh, a settimana in ospedale, perché sì, mh, il più state, il più imparate, ma fino a un certo punto, perché, insomma, dovete avere sempre un equilibrio tra ore passate di reparto e sanità fisica e mentale. Allora, ultima domanda. Settimana prossima chiederò di frequentare la tesi per, eh, in chirurgia della mammella. Allora, sulla chirurgia della mammella ci sono parecchi filoni che puoi, che puoi utilizzare. In realtà, le, le cose maggiori sono in chirurgia ricostruttiva. In chirurgia demolitiva sono sempre quegli interventi. C'è qualcuno che ogni tanto si inventa qualche intervento eh, di ricostruzione oncoplastica sul quadrante un po' eh, diverso dagli altri e c'è parecchio fermento, diciamo, sulla questione di un fondo sentire da sì no. Ci sono dei trial importanti in corso, tutti quanti che mirano a confermare qualche, qualcosa che ha detto, hanno detto altri, mm, però, insomma, c'è possibilità di aggregarsi a qualche trial multicentrico. Sulla ricostruttiva ci sono parecchie cose su nuovi materiali protesici, soprattutto sulle mesh, che è stata anche la, la mia tesi di dottorato, eh, però insomma eh, una tesi tesi sei di medicina in realtà nessuno si, si aspetta da te che tu faccia la, la ricerca groundbreaking del secolo basta insomma che eh, segui il progetto di ricerca che ti, che ti imposta lo strutturato scrivi la tesi come se fosse un articolo scientifico quindi Insomma, ho fatto anche un video in merito con una scaletta ben definita, una bibliografia fatta bene e scritta in un buon italiano, e insomma, la discussione e le conclusioni di solito si fanno con lo, con lo strutturato. No? Semplice di medicina esatto, si fanno con lo strutturato e non serve, mh, diciamo, di guardarsi tutta la letteratura, di fare una, una ricerca. Da dottorando, quindi c'è. Cioè, c'è cioè la tesi di specializzazione di dottorato per fare eh, le, i progetti di ricerca seri, insomma, è una cosa importante la tesi di medicina, però uh, è qualcosa che si può fare tranquillamente. La cosa su cui bisogna mh, puntare di più sulla tesi di medicina è, è paradossalmente il background, quindi bisogna scriverlo bene, cercare bene informazioni su quello che stai trattando, in modo che poi tutto il resto fili meglio. Quello che poi invece succede con la specializzazione di dottorato è che il background, ciao, si dà per scontato, e tu invece sulla discussione su materiale e metodi devi cercare di far capire che hai impostato bene il tuo protocollo di ricerca. Vabbè, eh, niente, questa era una prima live così per rompere il ghiaccio, visto che sono... Eh... Mi sono fatto vedere per lunghi mesi, però insomma io la tesi di dottorato l'ho finita, appunto sulle mesh, sulle mesh di costruzione mammaria. Stiamo finendo insieme anche quella di Giulia, perché visto che si, ci dottoreremo tutti e due eh, a, a gennaio, però le tesi andavano consegnate adesso perché poi vanno eh, anche fatte vedere dai revisori esterni, insomma è una cosa un po' più complicata. Ah, Un'altra domanda, quali erano i tuoi orari da specializzando? Erano orari importanti, non avevamo neanche un, un badge per timbrare quindi non so gli orari precisi. Il badge è arrivato intorno al terzo anno. però io sapevo che mh, entravo alle, prima delle 8, alle sette e mezza e usciamo non prima delle 6, le sette, perché cioè, vinceva ancora la regola che. Anche se non c'è niente da fare, ma non sono le 6, devi comunque restare perché pare brutto se te ne vai prima di una certa ora. Sta cosa del pare brutto ancora c'è in molte scuole, è una cosa che non ha nessun senso, perché se non c'è niente da imparare, non c'è niente da fare, io che cacchio resto a farla in ospedale, visto che anche sono eh, passate le mie ore contrattuali, perché sono sempre 37, anche prima erano 37 ore contrattuali. E quindi non ha senso, voi su questo dovete impuntarvi, Magari se sono passate le mie sette ore al giorno e magari c'è la possibilità che io faccia la, una, la mia prima ecografia addome fatta bene, allora magari resto. Oppure se c'è lo strutturato che è in vena di spiegazioni e mi spiega perché sta, sta gestendo così un addome acuto e non lo so fare. Sì, mi è utile perché poi sono cose che mi resteranno dopo. Se invece non è, non è arrivato niente, non c'è niente da fare e, e io e i miei colleghi stiamo là a giocare a pallette di carta, allora sì, non c'è nulla da fare e, e me ne posso andare. E quindi su questo dovete, dovete impuntarvi. Va bene. E spero che questa prima live un po' così eh, improvvisata vi sia piaciuta. Magari ne faremo altre sempre sulla stessa falsariga con lo stesso sfondo, tanto questa è la mia postazione. E insomma. Ci vediamo presto su queste piattaforme. Io Twitch lo continuerò a usare un pochino, però insomma uh, vedo sempre di più che ormai YouTube è la mia casa, quindi penso che li farò, soprattutto qua in live uh, su YouTube, le cose. Madonna Carapana, in che senso? Quindi farò tutto quanto qua su YouTube e sto cominciando a lavorare su altri video, quindi lo vedrete qua sul canale. E niente, continuate a tenere duro per voi che avete cominciato il concorso di specializzazione, la vita da specializzandi, e fatemi sapere nelle prossime settimane come va, ne faremo altre di live, insomma ci sarà modo e motivo di, di lamentarsi o di congratularsi per, per quello che si sta facendo. Niente, buona serata e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Diciamo anche la cosa finale.